Come ogni anno, la zona industriale di Tombolo si trasforma e diventa un vero villaggio motori, con esibizioni e spettacoli unici. Grazie all'organizzazione della Proloco di Tombolo e dal forte sostegno del Maico Racing Team. Ormai è il terzo anno che la facciamo questa manifestazione e questo anno è anche dedicato a Johnny, che è qui dietro, che ci sta vedendo, che ci sta ascoltando, anche se non è più con noi, fra i vivi, però è sempre presente nei nostri cuori. La manifestazione consiste nell'esibizione motoristica in primo luogo e soprattutto per nella giornata di domenica si svolge la gara di autogincana, una piccola disciplina che fa molto spettacolo e che attira molta gente. La Proloco di Tombolo con noi è il terzo anno che ci dà una mano, che ci supporta a questo evento e vediamo che i risultati sono sempre più incoraggianti. Non lavoriamo solo durante la festa, lavoriamo prima tanto e dopo di più dopo, perché siamo più stanchi e volevo fare un ringraziamento particolare anche agli amici delle ambulanze, del nostro presidio medico, perché è importante lavorare sempre in sicurezza. Magari Michele l'ha già accennato, ma noi per fare questa manifestazione abbiamo due ambulanze, un'automedica, abbiamo un dottore sempre a disposizione. È un impegno finanziario, però è un impegno che ci fa lavorare tranquilli, perché lavoriamo in sicurezza. Abbiamo anche l'arrivo di un grandissimo ospite, che è Jimmy Ghione di Striscia la Notizia, che è venuto a onorarci in questa manifestazione, perché domani sarà presente anche lui al Mototherapy. Sarà una giornata particolare dedicata ai ragazzi meno fortunati da noi. Intanto ciao a tutti, siamo io e Marino qui in rappresentanza di Race Quad Drift. Gli altri, qualcuno sta ancora mangiando, qualcuno sta bevendo il caffè, ci prepariamo e ci riposiamo un po' per la seconda sezione, questa mattina prove. E niente, noi facciamo quad drift con i quad drift, oggi gara di gincana, quindi insieme con il gruppo di amici, perché è un gruppo di amici, ci divertiamo. Che tipo di quad sono qua in esibizione? Qua ne abbiamo di vari modelli, ci sono quelli tradizionali che vengono fuori di serie così, e dopo abbiamo qualche fuori classe che si cimenta in qualche modifica abbastanza importante. Poi là ci vuole un po' di fegato, un po' di pelo sullo stomaco e quindi... Sì, beh, noi siamo ok i piloti, ma a un certo punto di vista facciamo anche un po' gli scemi, si può dire. Siamo qua appunto a Tombolo che ci divertiamo. La cosa principale è far divertire le persone. Eccoci al box di Maico Racing. Presentaci un attimo il team. Sì, vieni che ti accompagno. E abbiamo qui il mio Giuliano Sartorelle, che è il mio compare di nozze, ma soprattutto il mio 50% della Maico Racing. E si occupa di tutta la parte meccanica in termini assoluti. Andrea, mio figlio, meccanico pure lui si occupa di tutta la parte freni delle vetture. Passiamo dopo al più giovane pilota della nostra scuderia. Abbiamo Mattia, che si occupa della parte elettronica delle vetture stesse, e Alessandro, il gruppo assetto. Sulle macchine abbiamo visto una locandina particolare, pilota per un giorno. Spiegaci un attimo che cos'è. È un'iniziativa che è ormai anni che è nata da parte del nostro team, proprio per far sì che tutti abbiano la possibilità di poter correre, di poter utilizzare questi mezzi competitivi in maniera tale da diventare veramente un pilota per un giorno. Si parla sempre di costi, noi diamo l'opportunità di poter fare questo tipo di giro. Qui abbiamo proprio qui al nostro fianco abbiamo proprio un'esperienza di chi ha voluto partecipare al
a questi 5 giri gratis e dopodiché ve lo spiegherà lui, Riccardo Boning di Mussolente. Sì, io ho mandato la mail a Michele chiedendo di poter provare la vettura per questi 5 giri gratis. Mi è piaciuto molto, ho voluto fare qualche giro in più e da qui è nata comunque la passione di voler continuare e quest'anno parteciperò al trofeo Clio Michael Racing. Il mio progetto è, come vedete, correre con i kart cross. Ho messo su un progetto per realizzare il mio sogno, ma anche dei ragazzi nella mia situazione. Cioè, io voglio mettere a disposizione questo kart ai ragazzi come me. Il motivo è che economicamente io dopo l'incidente non ho avuto nessun tipo di agevolazione, però avevo tanta passione e tanta voglia di rimettermi in gioco, tutti mi avevano dato per finito e invece con l'impegno, la fatica e il sudore sono riuscito a realizzare questo team. La roba bella che mi sento proprio di raccontarvi è quella là, che si può vivere anche in maniera diversa, si può vivere alla grande, basta solo trovare delle persone che condividono i tuoi idee, i tuoi sogni. Io fortunatamente sono riuscito a trovare delle persone che hanno creduto in me e grazie a loro sono riuscito a realizzare sto kart cross con tutti i comandi al volante. Sto kart cross è a montamotore GSXR 600, ha più o meno 130 cavalli, pesa più o meno 350 kg, fa da 0 a 100 più o meno in 3 secondi, quindi è un proiettile. Voglio ringraziare veramente tutti da Sport e Comunicazione, a B-Barber, a Lama, al meccanico Alessi, ai ragazzi che sono qua a Andeliero, e a tutta la mia famiglia, a tutte le persone che mi stanno appoggiando, mi hanno appoggiato, la famiglia Serinelli, e voglio dire un grazie veramente che viene dal cuore. E il mio sogno, sto realizzando il mio sogno grazie a voi, quindi un bacione. Ospite speciale di Mattia, niente che meno che Jimmy Ghione. Sì, beh, non è che sono ospite suo, io sono proprio suo fratello, perché adesso abbiamo instaurato un rapporto ormai carnale, cioè ci piacciono le donne, però si è talmente attaccato, capito, che ormai, capito, va che roba, ormai siamo io e lui fratelli. Mattia è un grande, parliamo seriamente un attimo, è una forza della natura, un ragazzo che ha subito un incidente come lui, che però ha il sorriso. Ci sono ragazzi che hanno tutto e non sanno più cosa vuol dire ridere, sorridere. Bisogna prendere esempio da lui, perché la vita ti può riservare cose belle ma anche brutte. Ed è facile ridere quando le cose sono belle, è più difficile ridere quando le cose sono brutte. Fai il sorriso, guarda che spettacolo che è. Ma... e rompi balle, perché oh, parla. Io dico una piccola cosa, la vita è fatta di problemi, la differenza la fai da come li risolvi e quindi avanti tutto, a manetta sempre. Facciamo un bel saluto, Mattia, Jimmy Ghione, Striscia la Notizia, Tombolo. Yeah.